Sebastian, che tra l'altro, parlando di Sebastian, neanche usciti dal sotterraneo, ho ricevuto un gufo da Sebastian. Che non è proprio vero, però portiamoci avanti, andiamo ad apprendere una nuova maledizione. Giustamente sto facendo le missioni prima di Sebastian, perché alla fine, se ci dà davvero tutte queste ricompense, comunque così importanti, ne vale la pena, ne vale la pena. Misterioso e un po' inquietante. Cosa devo fare? Aiutare il tuo amico. Sei qui. Bene. Eccomi. Sebastian, quella reliquia di cui parlavi. Credo che uno degli studenti di Serpe Verde sia incappato nella reliquia durante lo studio dei sarcofagi di questa catacomba. Stando a una relazione scritta dallo studente, non gli fu permesso di portarla con sé. Pertanto, presumo che sia ancora qui. Ok. Come ti ho già detto, questa reliquia ha il potere di annullare le maledizioni da magia oscura. Se è davvero in questa catacomba, devo trovarla. Peren, ho bisogno di vederla. Speriamo che tuo zio non la distrugga. Direi di esplorare la catacomba. Magari una volta finito potremo andare a trovare Anne. Perfetto. A proposito, Infaustus non fa che chiedere di te. Non gli hai parlato dei nostri piani, vero? In teoria no, non mi sembra. Te lo posso esatto. giurare. Bene. Andrebbe su tutte le furie se sapesse cosa vogliamo fare. Cioè, mi ha chiesto Vorrei qualcosa, ma non... Vorrei quello che si cela là dentro con quello che ho letto su questa catacomba. Ok. Mi piace come abbiano intrecciato queste due missioni, comunque separate tra di loro, ma che alla fine si congiungono assieme. Questa qua di Sebastian è quella principale. Mi piace come questo le abbiano comunque collegate. In realtà è il profumo del successo. Cerca di non perdere la testa. Ma vaffanculo, Sebastian, dai. Va bene tutto, però. Arriva! Descendo! Glacis! Incendio! Ecco fatto. Bastardo? Beccati questo vaso. Almeno dunque, ora sappiamo di non essere gli unici vivi qui. Che succede? Magari i ragni erano tutti qui e il resto della cos'è che mi fa danno? I ragni non sono insetti. Non iniziare. Beh, oddio. In realtà sì, non è che... Sono tentato di aprirli tutti. Ed è quello che faremo. Siamo qui con uno scopo preciso. Siamo giustificati ad aprirli tutti. Questa stanza è più alta per un bene superiore. Più che altro, esatto, volevo arrivare là sopra io. Vediamo che cosa nasconde. Tanto sarà sicuramente una roba non molto importante. Vabbè, un tavolo non ci niente fa schifo male. Ragno confringo. Aspetta, aspetta, aspetta. Allora, io stavo per far esplodere un ragno diventato barile, però Sebastian mi ha anticipato. Apriamo la porta. Succedono troppe cose in sta stanza. Più che altro ci sono tante vie e non comprendo se stiamo sbagliando oppure no. Questo è il genere di salone in cui vorrei essere seppellito un giorno. Immerso nella esatto. Delle ossa al di fuori di un sarcofago. Mi pare bizzarro. Faccio! Il gatto leviosa! Allora, a qualcosa sicuro servono. Tanto qui c'è un'altra stanza nascosta. Rivedio. Qui ci sono dei sassi. Che cosa nascondono questi sassi? Siamo riusciti ad arrivare fino a qui, ma chiaramente non è ancora finita. Ma va? Ok, trabocchetto del diavolo. E guarda un po', ci sono sicuramente le ossa da tirare fuori in qualche modo. Devo trovare il modo di arrivare dall'altra parte in sicurezza. Il gatto leviosa. E ok, questa parte è fatta. Oh, è finalmente andata. Maledizione. Il ponte pericolante è pronto. Con tanta e troppa fatica. E ok, lì c'è un altro ragno gigante intanto. Ecco fatto, passaggio aperto, giusto? Sì. Li abbiamo trovato. Una testa di elfo domestico, che bello. Allora, qui c'è un altro ragno gigante. E non c'è neanche troppa sorpresa. Descendo! Incendio! È stato facile, infatti. Trova la reliquia.
Ok, c'è qualcos'altro che devo sapere? Siamo in una tomba. I rumori inquietanti fanno parte del banchetto. Ma va. Allora, ci sono un sacco di ossa, questo è innegabile. Ho menzionato la reliquia nella mia relazione e mi è stato ricordato di lasciare il posto. Ma la passione per la ricerca prevale sul mio rispetto per le regole. Percepisco qualcosa in questa reliquia. Mi hanno detto che chi viene scelto dalle bacchette di Farnia è dotato di un istinto potente. E io ci credo, perciò ho agito mentre nessuno guardava. Ho evocato due barricate per isolare la reliquia. Ho usato le loro ossa come chiave. Ho intenzione di tornare, ma prima devo prepararmi al prossimo compito. Imparare Imperius. Si dice che l'incantesimo sia molto efficace contro i nemici. Cosa hai trovato? Ci serve Imperius. Sembra il diario di uno studente. Pare avesse intenzione di tornare per la reliquia ed evocare barricate con delle ossa. Ma certo, lo studente ha scritto di una zona oltre il salone, quindi deve esserci un passaggio. Ho qui la relazione, se vuoi dare un'occhiata. Sarà meglio dividerci. Tu pensa a quelle barricate d'ossa. Io darò un'occhiata in giro per vedere se ci siamo persi qualcosa. Insomma, tu fai la parte giusta, io faccio niente. Potrebbe tornarci utile. C'è scritta anche un'altra cosa. Dice che il suo prossimo compito era imparare la maledizione Imperius. Io già la conosco. Davvero? Interessante. Dobbiamo cercare di oltrepassare questa stanza. Fammi pensare un attimo. Certo, certo. Io inizio a cercare quelle barricate. Ottimo. Allora, credo che le barricate si intenda anche più utile del previsto. Con guarda, quella porta. Ci sono delle ossa impilate in modo strano su ciascun lato dell'arco. Ispezioniamo tutto, anche ogni singolo osso. Proviamo a fare così. Ok, me ne servono sicuramente altre. Perfetto, deve essere proprio una grande e bella barricata questa. Altre ossa. Ne manca una? Ce l'hai fatta. Sapevo che ce l'avremmo fatta. Me lo sentivo. Ho fatto tutto io. Le ossa. Ma vaffanculo. Esatto, vaffanculo Sebastian. Ok, altri ragni? Sappi che mi sono reso conto di incendio. Il diario dello studente menziona la maledizione Imperius. Non mi meraviglierai se qui ci servisse. C'è servito Crucio. È una maledizione senza perdono, ma utile quando si è in inferiorità numerica. La vittima ubbidisce a chiunque la lanci. Eh già. Quindi, se vuoi imparare Imperio, posso insegnartela. Sì, per favore. Esatto, perché la conosci? Dove hai imparato la maledizione Imperius? Ho imparato da solo, ma non dire a Infaustus che te l'ho detto. Non è un'abilità di cui posso vantarmi, ma può essere molto utile. A mio parere, dovresti apprenderla. E su quello non c'è dubbio, va bene. Suppongo che sarebbe saggio conoscerla. Concordo. Un incantesimo che può salvarti la vita non dovrebbe essere senza perdono. Beh, oddio. Il carico sulle tue spalle è grande. Hai delle capacità che non si vedevano da secoli. Vabbè. Fai attenzione al movimento della bacchetta. Non è un incantesimo facile. D'accordo, capo. È un 4, cioè dai. Abbiamo imparato onestamente di peggio. Ecco fatto. Imperio. Fammi indovinare, devo lanciartelo addosso. Qualcosa di poco promettente ci attende. Stai in guardia. Fammi indovinare, i ragni? Ecco, quando mai. Allora, fermo lì. Crucio. Imperio. Imperio. Beh, direi che ha funzionato. Molto saggio da avere. Oh, ma guarda, altri ragni. Confringo. Vediamo se Imperio. Crucio. Beccane un altro. Preso in pieno. Ottima scelta prendere quello grosso. Confringo. Kaboom. Confringo, difendo. Bombarda. Esplosio. Incendio. Ancora vivo sei? Non per non molto. Sapevo che i ragni potessero fare tutto questo sporco. Ma è un po' teatrale, eh? Ogni tanto Sebastian dice di quelle minchiate che l'unica cosa cui riesco a pensare è ma vaffanculo. Ma non mi viene neanche da dirglielo proprio con cattiveria, mi viene proprio da dirglielo papale papale.
Ok, forziere. Proprio come scrive lo studente. Ma credo sì. Credo che da qui non passi nessuno ormai da tempo. Davvero, secondo me, per fare ste zone si sono veramente ispirati a Skyrim. Perché ogni singola di queste zone mi ha ricordato sempre le catacombe di Skyrim. Certo, magari con meccaniche diverse, per carità. Però nel suo insieme. Un'altra barricata. Ecco di nuovo. Visto come ti è andata bene con quella precedente, sarà una quisquiglia. Faccio! Sì. Che gentile. Tanto faccio tutto io, voglio dire. Esserlo. Dobbiamo aprirli in ordine, quindi. Faccio. Questo. E questo qui. Aprono questa porta. Questa sembra diversa da quella di prima. Ci sono Sì, vai tranquillo, ho già capito io cosa dobbiamo fare, Sebastian. Vai tranquillo. Ecco qua. Ecco fatto. Proseguiamo. Posso? Spaccarsi le ossa spostando ossa fa proprio ridere. Comunque, bel lavoro. Sebastian, ti prego, non farti cruciare. Non mi costringere a farlo. Capisco perché quel serpeverde era così incantato da questo luogo. Beh, schifo non fa. È comunque un posto interessante a modo suo. Allora, ce n'è per caso. Ecco qua. Questo era grosso. Qua. Dov'è l'ultimo? Eccolo qui l'ultimo. Ed eccolo imperiato. Perfetto. Quanto mi piace quando si combattono fra di loro. Perfetto. Confringo. Ce n'è ancora uno, vero? Confringo. Bombarda. Per un momento ho pensato che non sarebbe mai arrivata la fine. Ma quando mai? Da quando abbiamo sto nuovo incantesimo, certe ondate sono veramente una cagata da fare. Confringo. E che cosa abbiamo qui? Altre ossa? Un vicolo cieco. Meraviglioso. Tutta questa fatica per niente. Nah, zitto. Non dobbiamo arrenderci. Di sicuro la reliquia, esatto, è da queste parti. Vediamo. Ok, c'è un triangolo con dei cadaveri. La reliquia ha un potenziale enorme. Non solo maghi e streghe, ma il mondo intero potrebbe trarre beneficio dalla possibilità che offre. Tuttavia il sacrificio oscuro richiede per realizzare il suo fine potrebbe essere troppo grande. Finché non ne sapremo di più, vi prego di non spostare questa reliquia. Sebastian, la reliquia, guarda. Possibile? Gli appunti e il disegno della reliquia sembrano corrispondere. È qui che lo studente deve averla lasciata. Non riesco a crederci. Finalmente tutto torna. L'abbiamo davvero trovata. Sì, ma sembra pericolosa. Cosa significa il sacrificio oscuro richiesto per realizzare il potenziale della reliquia? Non ne ho idea, ma siamo qui per la reliquia. Penso che qualunque cosa gli diciamo, lui quella reliquia la prenderà. Potrebbe tornare benissimo anche se gli diciamo di no, lui torna da solo e se la prende. Prendiamola. Io direi di ignorare quanto dice il diario. Quella reliquia viene via con noi. Concordo. Non è una bella idea. Ed è per il bene di Anne. Io la prendo. Torniamo a Feldcroft. Non è una bella idea. Nessuno deve sapere di questa reliquia. In particolare mio zio. E neanche quell'altro, eh. E guarda caso, eccolo lì. Come ci sei arrivato? Un mistero. In Faustus. I suoni che sentivamo provenivano da te. Non mi avete lasciato altra scelta. Ho dovuto seguirvi. Ti prego, lascia stare la reliquia. Troveremo un altro modo per aiutare Anne. Mi dispiace, Faustus, ma la prenderò. No, invece no. Se non vuoi rimetterla al suo posto, lo farò io. Aia. Fermi, tutti e due. Sebastian, ti prego di fare un passo indietro. Va bene, ma in Faustus lo sa. Non mi tiro mai indietro da un duello io.
Non posso crederci. In Faustus, lo so che c'hai ragione. Che cosa hai sentito? Tutto quanto. So che hai incoraggiato Sebastian a prendere la reliquia. Lo so, Sebastian non volevo. Ha fatto le dovute ricerche. Sa bene quel che fa. No, non è vero. È tutto semplice, quando invece potrebbe essere impossibile o pericoloso. Dobbiamo fermarlo. Hai ragione, io non volevo dire di sì, sappilo. Troveremo un modo. Mi serve il tuo aiuto. Va bene, parliamo con Sebastian. Posso schierarmi con te? Ha ragione Sebastian. Hai ragione. Sebastian non sembra rendersi conto dei rischi. Bene, siamo d'accordo. Non lo lasceremo uscire da qui con la reliquia. Anche parlandogli, però, non credo riusciremo a impedirgli di prendere la reliquia. Che cosa suggerisci? Suggerisco di negoziare. Gli permettiamo di andarsene con la reliquia a una condizione. Dopo questo, basta. Ma non è ciò che avevamo già concordato nello scriptorium. Mi sento preso in giro. Non è così, Infaustus. Potrebbe essere l'unico modo per salvare la vostra amicizia. Fidiamoci di lui, sa quel che fa. Va bene. Non fidandomi proprio, di lui mi fido anche di te. Ti avverto però, le arti oscure sembrano innocue, ma non lo sono. No, fino a là lo so anch'io che non lo sono. Prendete quella reliquia. Non dirò più una parola. Spero di non pentirmene. Purtroppo non ti posso dare ragione. Sebastian, siamo pronti. Cosa c'è? Non ho cambiato idea. Neanche lui. In Faustus sì. Andiamo. Cosa? In Faustus? Non riesco a prendere la cosa di ragno. Su. Tu che fai? Resti qui? Allora? Cos'è successo? Infaustus e io abbiamo trovato un compromesso. Quindi a Infaustus è bastato un momento con te per cambiare subito idea? Non proprio. Gli ho spiegato che dovevamo darti questa opportunità, che la reliquia per te era troppo importante. Sono sicuro che ci sia altro. Dimmelo. Abbiamo concordato cos'era necessario fare, Sebastian. Te lo giuro. Inferno! Volevo farlo preoccupare di nuovo. Incendio! Comprendo! Lo so che tu ti preoccupavi per lui, ma lui si preoccupa molto di più per te. Tutta quest'erba sembra più una tomba. No. Ho letto di alcune catacombe che furono coinvolte in un tentativo di espansione. Ma poi furono dei problemi di crolli. Quindi vennero abbandonate? Esatto. Ma noi non avremo problemi. Ulla! La madonna, che casino, Sebastian! Mentre stavamo uscendo, Infaustus non mi ha neanche guardato. Non è da lui. Era molto turbato. Scusami, ma mi ha fatto un po' ridere il fatto che non ti ha guardato. Scusa, sono una persona orribile. Sapeva che non potevamo mollare. È troppo importante per Anne. Lo so. Torna a Feldcroft. 300 metri, dai. Ce la facciamo in volata. O devo farmela a piedi. I bei tempi in cui queste passeggiate una volta in giro... Feldcroft, gradirei che Anne non sapesse cosa è stato necessario fare per avere questa reliquia. Lei ragiona come in Faustus. Si arrabbierebbe. Quanta fretta di morire! Disse quello che è esploso. Non pensavo che trasfigurazione potesse essere così utile. E quel fumo da dove viene? Che è successo? Oh no, è un brutto segno. Sì. Cosa c'è? Fumo, laggiù, vicino al borgo. Lo vedo. Feldcroft è nei guai, sono sotto attacco. Andiamo. Dove sono i seguaci di Rarrock? Intrusione! Aspetta! Ti salvo io! E rispettiamo! Bastardo! Non si avvicinare! Preso! Inferno! No, dovevo usarlo su un altro! Bastardo! Preso! Dov'è? Dov'è? Sebastian! Kaboom! Abbiamo un pugno. Si ritireranno, o meglio. Preso! Ci penso. Ma perché continuano a scomparire? L'inferno! Preso! Croce! Accio!
Sei rimasto solo tu, vero? Expelliarmus. Porca troia. Cretino del cazzo. Fermalo. Vada Kedavra. Inferno. Lo sapevo! Lo sapevo che faceva qualcosa del genere! Ragazzo! Che cosa hai fatto? Ho salvato mia sorella! Usando quel dannato libro e una maledizione senza perdono. Sai la vergogna di tuo padre. Hai davvero superato il limite. Sta lontano da lei. Da tutti noi. Purtroppo credere di fare le cose per il bene superiore non sono sempre la cosa migliore. Mio zio cosa si aspettava che facessi? Qualsiasi altra cosa che non fosse quella maledizione. Quel goblin l'avrebbe uccisa. Potevi usare qualsiasi altra magia, depulso, flipendo, gelo. Forse è stata la scelta sbagliata. Il tempo per reagire è stato poco, ma è una maledizione senza perdono. Ho agito d'istinto. Nulla di più. Riuscirò a far ragionare mio zio. Non può cacciarmi di casa o vietarmi di vedere Anna. Forse è meglio lasciare che si calmi. Posso parlargli io? Potrei tentare di alleggerire un po' la tensione. Forse hai ragione. Bene, meglio se mi tengo alla larga da qui per un po'. Farò ritorno a Hogwarts. Bravo ragazzo. Ah, maledizione, Sebastian. Le cose stanno peggiorando sempre più qui, eh. Stai lontano da lei e intanto la sta seguendo piano piano. Solomon, si fermi. Mi scusi, signor Sallow. Quello che ha fatto Sebastian non ha scuse. Non osare di fare. No, no, ha ragione, per carità, eh. Ha esagerato. Sebastian ha agito in modo avventato, è vero. Ma lo ha fatto per salvare Anne. Distinto? Con una maledizione senza. Ha ragione. Questa famiglia non utilizza la magia oscura neanche contro i suoi nemici. L'azione di Sebastian non si può cancellare. Ma l'ho usata anche io, solo che non dice nulla. Mi dice tutto ciò che mi serve sapere su di te. Sei colpevole quanto lui. Sebastian non deve mai più avvicinarsi a Feldcroft, né tantomeno ad Anne. Certe maledizioni sono davvero senza perdono. Se scopro che state continuando a utilizzare la magia oscura, ne darò comunicazione al preside immediatamente. Perché, Sebastian? Purtroppo non posso dire che abbia torto il signore, però non vede certo il punto di Sebastian. Come Sebastian, purtroppo si sa, sta esagerando. Nessuno dei due ha completamente ragione, nessuno dei due ha completamente torto. Cosa abbiamo qui? Purtroppo. Un demiguise. Dov'è? Eccolo qua. Purtroppo posso dire che la parte del torto se la prende tutta Sebastian, giustamente. Neanche troppo, però. Da qualsiasi punto di vista la si guardi, è Sebastian in torto. Parla con Sebastian nel sotterraneo. In Faustus è già qua pronto ad aspettare che noi entriamo nel sotterraneo. Guardalo, è lì che guarda il nulla. Che guarda. Scusatemi. Me la prendo un po' troppo con In Faustus. Poverino, non ha neanche torto. Hai parlato con mio zio? Certo. Vorrei poterti dare notizie migliori su tuo zio e Anne. Non credere che mi sia dimenticato del tuo amico Goblin. Però apprezzo il fatto che tu abbia temporaneamente accantonato il nostro diverbio. Beh? Che ha detto? Nulla non di buono. Non vuole più vederti a Feldcroft. Né tantomeno vicino ad Anne. Ho dovuto impedire a quel goblin di uccidere mia sorella. Non ha il diritto di separarmi dalla mia gemella. Se crede che esiliarmi mi farà rinunciare a salvare Anne, si sbaglia di grosso. Ha poi aggiunto che non può giustificare in alcun modo il ricorso alla magia oscura. E se verrà a sapere che ne abbiamo fatto uso, lo riferirà al professor Black. Ah, magia oscura o no, quella reliquia è la chiave per annullare la maledizione e salvare Anne. Non perderò mia sorella per sempre. Dovrei inviare lo stemma ad Anne, così saprà che dobbiamo incontrarci. Temo di non seguirti. Esatto. No, niente, era solo un pensiero. Sono più motivato che mai a scoprire quale sia il potere di quella reliquia. Purtroppo non credo sia nulla di buono. Attenderò tue notizie allora.
Grazie. Apprezzo molto la tua decisione di rimanere al mio fianco in questo momento. Beh, finché non mi fai storie perché sono in collaborazione con un goblin per salvare il mondo, voglio dire. Intanto andiamo a vedere anche cosa si può dire Poppy. Tra una cosa e l'altra passiamo da un amico all'altro come se nulla fosse. Non può averlo dimenticato. Che cosa? Chi? Io? Essere venuto qui? Non ti ho fatta aspettare, vero? No, ero all'ufficio postale. Nonna mi ha detto di aspettare un pacco, ma deve essersi scordata di spedirlo. Oh no! Non mi ha mandato nemmeno un gufo questa settimana. Forse è presa dalle ricerche. O magari è morta. No, scusami. Che cosa hai scoperto sul drago che stavi seguendo? Non si è resa conto che i bracconieri le hanno rubato l'uovo. Quindi sicuramente si è diretta dalla sala dello spinato al suo nido. Sono tornata alla tenda e ho seguito il suo volo. Ok. Ottimo. Non c'è dubbio, sai quello che fai. Non sono sicura, ma forse so dove potrebbe essere diretta. Dovremmo andare a controllare di persona. Certamente. Andiamo. Andiamo. Se per te va bene, voglio vedere come se la cava col collare. Sicuramente è agitata per il suo uovo. Io avrei voluto tenerlo, l'uovo. Sono triste. Avrei voluto, sai, nella stanza delle necessità avere un piccolo di drago. Per carità, difficile Eccoci magari da tenere, Credo però... Credo che la troveremo qui. Questo è proprio il tipo di terreno in cui la sua specie nidifica. Sospetto che sia così che i bracconieri l'hanno individuata. Si sono accampati qui e ne hanno seguito gli spostamenti. Forse prima hanno preso lei e poi l'uovo. Affrontare un drago è un'impresa ardua, ancor di più se sta covando. E hai capito tutto questo standotene ferma qui? Pensare come un bracconiere è più facile di quanto credi. Vediamo se è a casa. Dobbiamo solo riportarle l'uovo. Buono drago, buono, c'ho l'uovo. Andiamo. Mi sembra abbastanza semplice. Dobbiamo entrare e uscire subito, così potremo farla finita con i bracconieri. Beh, oddio, non credo. Va bene. Troviamo il drago e restituiamo l'uovo. Fantastico. Se ci vede avvicinarci in volo, potrebbe prenderci per nemici o cibo. Meglio andare a piedi. Meglio non arrivare con un ippogrifo, oh, che sai. Cosa. È una coscia di pollo. Non innervosirla. Sappiamo che ne ha già passate tante. Vero. Quando vuoi, io sono pronta. Andiamo, tesoro? Dove siamo, giusto per capirci? Ah, giusto, non ce lo fa vedere. Credo proprio sia un pezzo di mappa a sé stante. Sì, credo sia in casa. Eccola, sopra di noi. È riuscita a tornare a casa sua sana e salva. Oh, vedo che sta benissimo. Come agli altri draghi. Adesso arriva un uomo con un vestito di cuoio e una maschera di metallo che si mette a gridare contro il drago. Puff! Eccolo lì, ciao. Questa scena mi ricorda... Deve essere molto preoccupata per le sorti del suo uovo. Questa scena mi ricorda quanto sangue. Moltissimo Dragon Age, il primo. Cosa c'è lì? Almeno sembra non si sia accorta di noi. E speriamo di meglio. Almeno fino a che non abbiamo finito la missione. Ah, sono lupi. Tazzo. Descendo. Lapis. Incendio. Ops. Bombata. Confringo. E addio al lupo. Poverino. Sono un animalista, non farò male dei poveri animali. Il lupo. Bombarda. Oh, guarda, un bracconiere morto. Eccola di nuovo. Dove? Quante. Eccola lì. Beh, bella e bella. I draghi sono veramente belli, anche se è una viverna. Ma nel mondo di Harry Potter i draghi sono così, quindi accettiamoli. Zitta, fammi sistemare. Fantastico. Ecco fatto. Mi chiedo quanto sia buona la sua vista. In che senso? Che cosa hai detto? Esatto. Dubito che i bracconieri la nutrissero bene. E da questa distanza potrebbe scambiarci per delle pecore. Ottimo. I draghi ne sono ghiotti. Che colpo di fortuna. Esatto. Quindi non metterti a quattro zampe, anche se la cosa non mi dispiacerebbe. Sì, lo so, mi sono innamorato di questo personaggio femminile, va bene? Canonicamente il mio personaggio si sposerà con lei una volta finita la scuola. Quello è un grapporn.
O forse aveva voglia di azzuffarsi. Grafforn, guarda che sono bestie belle grosse. Mica tanto facile tirare giù. Questo invece? Ah, è sempre un altro Grafforn. Che tra l'altro, beh sì, era nel libro delle creature magiche. Quindi, volendo, ci sarà nel gioco. Andiamo in pace. Bene, basta. Arrivo. Vado avanti io. Tu aspetta qui. Quando vuoi, io ti seguo. Io la distraggo. Tu segui il colpo al sicuro. Corri! Vai giù! Vai, vai, vai! Ok! Corri! Ok, mi ha ricordato molto Dark Souls 1 tutto ciò. Il ponte con la viverna. Continua così! Esatto. Non farla troppo semplice più di quanto non sia. Potte. Ok. Benvenuto per nulla caloroso. Vaffanculo. Se io mi metto la pozione dell'invisibilità, che dici? E se mi divento anche invisibile? L'idea è buona, ma potrà comunque sentire il tuo odore. Ah, vabbè, Simone, fantastico. Hai ragione, vero? Di solito vai, vai, vai. Il dialogo. Ok, aspetta che faccio un altro colpo. Uno. Due. Vai, 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 vai. Merda. Vai, vai. Perfetto. Grazie. Vai, 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 corro. È già un miracolo che non ci stia cercando di sparare palle di fuoco in faccia. Devo riparare il ponte? Qui sono tutti distrutti. Perché sono fatti di legno e lei spara bombe di fuoco? Poppy, su. So che sei una ragazza intelligente, non fare domande stupide, per favore. Ecco qua. Ora, se le restituiamo l'uovo, magari riusciremo a uscirne senza troppi problemi. Oppure potremmo tenerlo e avere un drago da compagnia. Mi avete ridato l'uovo. Grazie. Però andate via ora, faccia di merda. Però grazie. Ti voglio bene quest'uovo. Vieni qua, dai. Ti faccio accarezzare, dai, vieni. Vuoi toccare un drago? È una cosa rara. Su, toccami. Muoviti però, ragazzina, prima che ti mangi. Ecco qua. Ciao, ciao. Baciala, baciala, baciala. Baciatevi. Lo so che non poteva succedere, però... È stato magnifico. E hai visto com'è intelligente? E non ci ha torto un capello. Ti amo. Gli animali sono molto più intelligenti di quel che si pensa. È quello che dice sempre mia nonna. La cosa importante è che siamo qui per raccontarlo e che l'uovo è col drago ora. Grazie per avermi accompagnata. Non ti biasimerei affatto se ora volessi tornare indietro al castello e non sentir più parlare di draghi. Ma va, la vedi sta cicatrice? Me l'hanno fatto loro. No, andiamo. No, se tu sei pronta, possiamo andare. Sì. Dopo aver salvato il drago, mi aspetto un'imboscata dei bracconieri ogni volta che non sono al castello. È comprensibile. In effetti abbiamo sabotato la loro arena di combattimento e rubato un uovo di drago. Verissimo. Allora perché non ci hanno dato la caccia finora? Non è da loro. A meno che... A meno che cosa?
A meno che non sia parte di un piano. Oh no, come ho fatto a non capirlo? Dobbiamo andare, devo inviare un gufo. Forse sono scemo io. Forse sono scemo io e non ho capito. Dove sei, Poppy?